Ragazzi, buongiorno. Per chi volesse sostenere questo canale, basta un clic, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina. Ci tengo sempre a ricordare che qui è tutto gratis. Non si paga nulla, live, video, è tutto gratis. Mi scappa da ridere perché te mettiti nei panni del gobbetto ieri sera a cena mentre mangia la brociolina e guarda giocare l'Inter che gli va la brasciolina di traverso. Con tutto quel teatrino che hanno apparecchiato per affrontarci la prima in classifica, perché ormai l'hanno capito tutti. Beh, l'Inter, ragazzi, secondo me. Inzaghi quest'anno ha un grandissimo merito rispetto all'anno scorso. Appena l'Inter era in calo, ha raddrizzato subito la situazione. Mentre l'anno scorso siamo andati in crisi per tante partite, 12 sconfitte non arrivano per caso. Quest'anno, nell'attimo di flessione, quelle 3-4 partite, boom, abbiamo raddrizzato subito. Questa è una cosa fondamentale, soprattutto è una cosa da sottolineare. Cosa vuol dire? Vuol dire che forse dagli errori si impara. Anche perché io Inzaghi ho cercato di studiarlo in questo periodo. Secondo me, lui, ha un gioco progettuale, è un allenatore che ha bisogno di un progetto lungo e soprattutto ha bisogno di 16 giocatori che rispecchino determinate caratteristiche, proprio perché il suo è un gioco molto particolare, 3-5-2 riempimento spazi. Quindi, con il tempo il suo calcio può darti dei frutti. Lo so, c'è solo questo schema, ma non è un 3-5-2 basilare, non è un 3-5-2 cementato, è un 3-5-2 riempimento spazi. Poi è normale, non vedi mai la difesa a 4, ma comunque la difesa in costruzione si muove in un modo, in fase di non possesso si muove in un altro, in fase difensiva si muove in un altro modo ancora. Quindi ci sono tanti modi di giocare. 3-5-2 di Gasperini non è quello di Inzaghi, che a sua volta non è il 3-5-2 di Conte. L'Inter ieri, secondo me, ha fatto una partita, cioè, scioccante, soprattutto i primi 20 minuti, mezz'ora, dove gioca ad una porta, ma con una tranquillità, con una facilità. Il lancio di Darmian su Di Marco e poi da dove viene il gol, da dove ne scaturisce il gol, è una roba fantastica, no? Infatti quest'azione sta girando tantissimo sui vari social, perché è una roba bellissima, da scuola a calcio. Un Inter che gioca a due tocchi, cioè secondo me si sta anche allenando a giocare in maniera diversa, sta provando anche delle cose. E a Sommer, ragazzi, bisogna dargli una sedia in certe partite, cioè procurate una sedia a Sommer. Io lo so che il gobbo ieri ho la brasciolina in bocca, gli è rimasta di traverso mentre guardava la partita. Parte questo. Ticus Turam, Ticus Turam, ascolta Ticus, io bisogna che ti dica una cosa, ce l'ho qui. Spesso fai gol e ti metti a gigioneggiare, fai gli assist, cioè devi fare più gol Ticus, perché te li puoi fare. Ne fai uno, cerca di fare il secondo, non vuol dire essere egoista, devi sempre stare e giocare al servizio della squadra, perché 11 assist non vengono per caso, ma Turam, ragazzi, può segnare molto di più, fidatevi. Lui spesso fa il gol, è come se si sentisse appagato ed è come se dicesse: ok, il gol l'ho fatto, ora faccio segnare gli altri. No, Ticus, devi segnare ancora di più perché puoi segnare di più. Io lo so che puoi segnare di più. Io sono stato il primo a credere su di te, l'unico a dire prendiamo Turam infortunato e lasciamo Correa alla Lazio. Io l'ho detto, io mi sono preso gli insulti per te, caro Ticus. Ora fai più gol. 10 gol e 11 assist, ma me lo dici di cosa? Ma a parte gli scherzi, me lo dici di cosa vogliamo ragionare qui? C'è tutta la seconda parte di stagione, primo anno in Italia, 10 gol e 11 assist, ma me lo dici di cosa stai ragionando? Per quello ti dico, togli la clausola. Va tolta la clausola, lo so che è difficile, ma se arriva uno e la paga, intanto ti devi mettere lì a ragionare. 90 milioni per un giocatore del genere non sono nulla, fidati. Togliete la clausola Turam, perché questo, se gli fa un girone di ritorno come il girone d'andata,
entra nell'occhio di tutte le squadre più forti del mondo. Togliete la clausola Atticus Thuram. E poi c'è il signor Frattesi, che io lo preferisco, io quando entra dalla panchina è sempre decisivo. Cioè Frattesi, ragazzi, in 900 minuti ha fatto i gol di Leao del Milan, del bomberone da 100 milioni, il ricciolino lì del Milan. Frattesi in 900 minuti ha fatto i gol di Leao. Cioè, capito? Questi sono segnali ultra positivi. È anche vero che io il giocatore romano lo vorrei vedere, capito, per 6-7 partite di fila. Purtroppo con questo centrocampo che va a mille è difficile togliere uno e mettere lui per 6-7 partite. Però ragazzi, Frattesi è un calciatore importante e l'Inter ed è in panchina, è il primo cambio, diciamo, no? Aslani, hai visto come è entrato bene Aslani ieri? All'altro fa gol, tira, boom, tira in porta. Aslani è un centrocampista importante anche perché è uno dei pochi centrocampisti e tira in porta, perché all'Inter, se vogliamo spaccare nel 4, tiriamo troppo poco in porta al centrocampo. E è stata raddrizzata subito la nave quest'anno. L'anno scorso stavamo andando giù, quest'anno appena abbiamo avuto la flessione Inzaghi ha avuto il merito di raddrizzarla subito, quindi io sono contento. E è anche vero che, cioè, l'anno scorso c'erano dei giocatori, secondo me, tipo Lukaku, Gosens, che con il calcio di Inzaghi non c'entravano nulla. La Lula, ragazzi, faceva la differenza fino a un certo livello. Quando il livello si alzava, la Lula non c'era. Cioè, Thuram e Lautaro Martinez rispetto alla Lula sono di 3 categorie sopra. Ma di cosa stai ragionando? Ragazzi, è inutile continuare. Non lo so dove è sceso. Ciao, Inter.